Dai, pregno, vieni davanti. Vai. Edizione after Covid, finalmente si riparte. La 19ª ufficiale, ma la prima dopo, è la prima. Speriamo sia quella che porta fortuna. La ripartenza, ecco. Il primo evento in Piazza Grande per la gente, chi lo poteva organizzare? Se non Pregnolato, Roberto, che veramente è un vulcano di idee, poteva essere solo lui a fare questa grande prima. Cioè, voglia di tornare a correre, a vivere, voglia di leggerezza? Sì, assolutamente, voglia di tornare a se stessi, secondo me, perché un po' il Covid, questo momento veramente molto difficile da vivere, ci ha fatto anche un po' riscoprire di stare in casa, di fare cose per il nostro corpo, la nostra salute. Paura, ma è una paura particolare, perché c'è paura di quello che può succedere. C'è la paura che però questo ritorno alla normalità venga bloccato. Ci sono questi due tipi di paura. La gente ha paura che da un momento all'altro si ritorni nell'oscurità come è stato mesi fa, però io penso che bisogna andare avanti e comunque imparare a convivere con questa situazione, con tutte le regole del caso, mantenere le regole, però bisogna vivere. Saremo, però insomma è un buon segno partire, ripartire per vedere se per caso ritorniamo ancora ai tempi migliori, agli anni passati. Però quest'anno non abbiamo fatto niente, perché l'unica gara che ho fatto quest'anno, che hanno fatto anche gli altri, è stata la corrida di San Gimignano, e poi dopo da lì siamo spariti, non abbiamo più fatto gare. Quindi questa sera speriamo di fare 10 km in compagnia e poi dopo si vedrà il Dakar. Ci può raccontare sommariamente quanti chilometri ha fatto nella sua vita? Allora, ci vorrebbe... Vabbè, tanto tempo per dirla. Allora, io ho fatto, nella mia carriera, ho fatto 3100 chilometri, ne ho vinte 10, ma 100 chilometri dico, ne ho vinte 10 e 20 volte sul podio. Poi ho fatto tantissime gare da 50 chilometri e più di 200 maratone. Credo, allora, ho incominciato a correre nel 72 e sono ancora qua. Ho due protesi alle anche e mi hanno detto i dottori di non correre. E io gli dico sempre ai dottori, no, si figuri, non posso, non corro, stia tranquillo che non corro. Corro sempre tutti i giorni. E sto bene finché il Signore mi dà la gioia di correre, io corro. La partecipazione non era un granché, ma d'altra parte ci sta, c'è chi ha paura, c'è chi in qualche maniera non condivideva questa manifestazione. Io sono dell'idea che comunque, proprio perché bisogna riprendere con una, diciamo, una buona dose di buonsenso, che è stato quello che siamo rimasti distanziati l'uno dall'altro, 1, 2, 3 pronti, via, e tutti quanti siamo partiti, quindi bene o male non siamo stati uniti, quindi è bello ritrovarsi e speriamo che questa sia la prima delle mille che verranno.